Noi siamo la memoria che abbiamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza la memoria non esistiamo e senza la responsabilità forse non meritiamo di esistere. Questa frase di Moisè Saramago mi sembra più che mai da ritira oggi qui, perché qui vogliamo oggi restituire la memoria e il senso di responsabilità che forse è stata la caratteristica che tutti noi conosciamo più importante nella vita di un uomo. E la responsabilità verso la propria famiglia, quella di origine, ma soprattutto e anche quella che abbiamo costruito insieme, la responsabilità verso la politica, verso il suo lavoro e verso la cosa pubblica, l'amministrazione. La responsabilità, il rispetto e l'onestà, tutti i valori che io spero arriveranno fino ai nostri nipoti anche attraverso la memoria. Per me e per la nostra famiglia, questa intitolazione è un grande onore. È un onore tributato a un uomo della sua città, per migliorare la quale ha speso tanto, tanto tempo della propria esistenza, perseguendo la buona amministrazione al servizio del bene comune. Perciò vogliamo innanzitutto ringraziare coloro che hanno promosso tramite una petizione l'idea di intitolare l'ala e anche ovviamente tutti quelli che hanno posto una firma e sono stati tanti. Vogliamo ringraziare innanzitutto il nostro sindaco Giulio Ambrogio che ha perseguito con determinazione questo obiettivo e l'amministrazione comunale. Grazie ai rappresentanti della banda che sono qui dove Imomo ha suonato in gioventù per 12 anni nella banda di Savigliano. E grazie ai suoi colleghi di lavoro che so che alcuni sono qui con noi. Grazie a tutti i dipendenti comunali, a quelli che sono qui e ai tanti che spesso, ancora oggi, mi fermano per esprimermi attestati di stima e di rammarico.